Cari amici acquariofili, benvenuti in quest'altro episodio di divulgazione acquariologica, specie ornamentale, eccetera. Io sono Matteo Arancan, di solito mi dedico all'acquacoltura, ma siccome sono anche appassionato di acquari e relativi, oggi ho invitato Andrea Gullin, biologo, etiopatologo, specialista di pesce ornamentale dell'industria associata, per parlare di qualche tema interessante, insomma, che mi sembrerebbe giusto approfondire e poi condividerlo con voi. Un po' la domanda e il dubbio che a volte si hanno: ha senso semplificare l'acquariofilia? È giusto dire che l'acquariofilia è qualcosa di semplificabile? Ecco, diciamo, la mia opinione, un po' la tesi che vorrei discutere con Andrea oggi è: secondo me l'acquariofilia non è semplice. Non si può dire che sia semplice nel senso di opposto a complesso, complicato con tante cose. Semplice come non lo è. Magari è facile, perché tutti questi concetti alla fine che dovremmo imparare magari per un eccellente acquario, o comunque un acquario che più o meno funzioni, sono tanti, ma secondo me sono anche abbastanza facili da capire. Non ci dedico un attimo, ma non è nulla di particolarmente difficile o astruso che magari noi, insomma, non voglio neanche mettermi a leggere certe cose. Quindi oggi vorrei parlare appunto con Andrea, magari avrà qualche opinione, magari un po' diversa, vuole fare qualche esempio, non lo so, vedremo un po' come la pensa anche lui e poi se potete lasciarci la vostra opinione dove volete, insomma, sono nei commenti, ma non lo so dove volete, dai. Dimmi tutto. Allora, partiamo dal punto del concetto che hai detto tu, che ovviamente semplice è l'opposto di complesso. Ed effettivamente, se dobbiamo pensare a quante materie scientifiche o comunque tecniche sono necessarie per poter comunque comprendere bene la gestione di un acquario, sono tantissime. Abbiamo appunto la biologia, la chimica, la fisica, la meccanica, perché ingegneria, nel piccolo c'è anche Sì, dell'ingegneria certo. comunque, no? Poi guarda tutta la parte anche idraulica, dei tubi e le portate delle pompe, tutte, un sacco di informazioni, insomma. Sì. Esatto, e la rifrazione delle luci, dopo dobbiamo diventare Sì, per super le tecnici, piante, il certo. tipo di È luce, incredibile. E insomma. quando effettivamente uno pensa così, cioè, forse se la prima volta fossimo arrivati in negozio A leggere e... solo i titoli degli argomentini, i Capito? sottocapitoli da studiarsi, comunque leggersi, uno Uno magari si diceva, io voglio dimentica. solo avere dei pesci colorati in casa. Ah, Cioè, appunto. ok. È vero, effettivamente è un po' intimidatoria come cosa. Sì, evidentemente potrei far passare la voglia a chi magari non è proprio appassionato anche da parte di cui forse naturalistica dell'acquario, no? Per solo avere un arredo. E effettivamente se uno vuole solo un arredo, forse la cosa migliore è dire, trovare un aquascaper, un esperto di acquario, l'acquascaper perché ti fa l'acquario più bello sicuramente magari, no? O comunque un qualunque amico, qualcuno che sa di acquari, pagarlo e ogni settimana viene a fare le manutenzioni e io non voglio sapere niente, tipo lo studio dentistico o cose del genere, che ha senso. È che diventa molto costoso e comunque non state facendo altro che comprare attraverso la conoscenza di qualcun altro, no? E quindi vuol dire è un equilibrio anche quello lì, è uno scambio. Se invece volete evitare questa situazione speciale, particolare e magari avere voi il dominio, diciamo, di tutto quello che è il vostro acquario, mettersi a studiare le cose ha anche senso, forse. Sì, proprio per in realtà per andare a facilitarti la comprensione e la gestione di queste materie, cioè proprio quello, è rendere l'acquario facile, significa cercare di capire lo stretto necessario che ti serve per iniziare e poi aggiungere un gradino, uno step alla volta, se si vuole, Perché ovviamente. diciamo, scusa, ma per tenere due pesci poi bene tipo di pesci, ma parliamo di quelle specie più comuni, che sono comuni ci sarà anche una ragione, in un certo senso, in un certo punto di Chiaro. vista, nel senso che grossissime difficoltà non hanno, però hanno quelle accortezze che meritano di essere rispettate anche nel caso di questi poveri pesci Sì, i comuni. pesci diventano comuni per due motivi. Sono semplici da gestire e sono belli appariscenti. Sì. O sono Cioè, estremamente economici e fanno fatica a morire se tenuti male, ma tipo i ah, certo, pangasi e cose di quel tipo lì, o sì, pesci rossi in è vero. certi casi. Però comunque diciamo, è quello filia che è un po'... Non proprio basica, basica come mettere una boccia con un pesce rosso, magari un attimo più acquario, un po' più vero, passatemi l'espressione, ecco, magari non si va proprio su quello, no, sono altri pesci, possono essere i classici, magari guppi, betta, rasborine, piccoli ciprini in generale, eccetera, che grossissime difficoltà non hanno, però appunto per avere un acquario che non sia solo tenere dei pesci nella vasca, che siano più o meno vivi e che vivaci, magari gestirlo un po' meglio, poter coltivare le piante, tenere un buon filtro che mi garantisca anche un certo successo diciamo, a lungo termine, eccetera, ha senso mettersi a studiare questi dettagli. Però diciamo, il punto centrale di questa riflessione di oggi non è solo il fatto che sì, vi consigliamo magari di studiare qualcosa per tenere l'acquario gradualmente, con calma, per carità, ma è anche il modo in cui o il tipo di contenuti che dovreste secondo noi, comunque il suggerimento nostro, magari studiare. E cioè, ripetendo un po' il titolo di questa, diciamo, riflessione, non ha senso mettersi a imparare a memoria un sacco di cose semplificate male
Da qualcun altro da poi. qualcun altro che poi magari non è che idee così chiare molto spesso, ma magari siccome tutti più o meno sanno scrivere un articolo lo possono pubblicare, no? Un articolo su un blog. Sì, o può essere un consiglio su Facebook, Sì, o o una qualunque mezz'aula, cosa, sì. chiunque, cioè Sì, chiunque. magari semplifica male le cose e può più o meno stare in piedi anche questa teoria strana semplificata male, però alla fine se volete poi fare un cambiamento di qualcosa vi trovate un po' Sì, spiazzato, spiazzati esatto. perché non... è incoerente, appena iniziate a approfondire qualcosa scoprite che quello che avete imparato magari è un po' incoerente rispetto a quello che effettivamente sarebbe la reale gestione di una vasca. Non perché non si possa fare anche con teorie strane, non è quello il discorso. È che nel momento in cui volete capire veramente le cose, piuttosto che andare a cercare frasi modulate in modo strano, così solo perché sembrano più facili da capire, meglio andare direttamente al concetto, leggerlo in maniera un po' più specialistica, se qualcosa non è chiaro comunque si chiede, ma in realtà non c'è nulla di così complesso nell'acquario. E aggiungo poi, te la so pure la parola, giustamente, conosco persone che hanno iniziato a studiare, diciamo, gli acquari così un po' su internet, non perché internet sia il male, pensa sempre a dove si leggono le cose, giustamente, è solo un mezzo, ecco, internet, Facebook, eccetera. A me personalmente piace perché promette di aumentare molto, diciamo, la comunicazione e via dicendo. Ma il discorso è questo, molte persone, tra cui vari amici miei o conoscenti, hanno imparato un sacco di nozioni, che se guardiamo quante nozioni diverse sono, magari sono più numerose di quelle che sappiamo noi, che comunque abbiamo fatto anche percorsi universitari su questi argomenti, varie esperienze, insomma, un po' diverse da qua in casa, ecco. Sanno più nozioni numericamente loro che noi, però le loro nozioni magari sono basate su semplificazioni un po' sbagliate, che era meglio dire studia meno cose, però studia le giuste, quelle Sì, lì, sì, no? sì, sì. Perché voi non pensate, ma se vi appassionate di acquari, passate un sacco di ore a leggere cose, leggete magari quelle giuste, ecco. Ma perché dopo per imparare, imparerete, ma cosa imparate? Non so. Sì, secondo me è importante però partire da un concetto che deve essere chiaro. Cioè noi stiamo allevando degli animali confinati in un ambiente e tutto ciò che accade dentro quell'ambiente, a differenza di quello che può essere un cervo in una voliera, comunque, influisce direttamente con l'animale stesso, perché è proprio immerso Sì, nel liquido, cioè il problema ecco, quello è principale è un po' il discorso, quello. no? Cioè, prendo l'esempio della voliera, che è un ottimo esempio, perché è una passione anche per volatili ornamentali, eccetera, no? Loro, ovviamente, quali sono i principali problemi di allevamento di volatili? Parlo sempre di quelli ornamentali. A parte le convivenze tra specie, però là quasi non mai si mescolano specie, è molto, molto difficile. L'alimentazione, gli spazi di volo in alcuni casi, disturbi ambientali. Ma una volta che avete, per esempio, riparato questi animali da correnti d'aria fredda o temperature troppo sbagliate per una specie che non le tollera bene, cose di questo tipo, l'aria non la dovete proprio gestire. Ma perché ne avete tantissimo, dovete fare il circolo d'aria nella stanza perché avete 500 animali in 3 metri cubi. Ma a parte questi casi estremi, una volta che avete gestito bene l'alimentazione e pulizia, non avete grossi problemi. Esatto. I pesci non basta alimentarli e eventualmente no, pulirli o aspirare le feci sul fondo, per assurdo, no? Ma anche gestione della qualità dell'acqua, che è come l'aria per gli uccellini, e l'aria non la gestite perché è già l'atmosfera che continua ad andare al Quello. ricircolo di aria giusta. L'acqua in un ambiente confinato, tutto quello che cambia, che succede con quell'acqua lì, voi avete, troverete la responsabilità di gestirla bene, ma anche la capacità e le conoscenze, non perché nasciamo con queste conoscenze, ma ormai è qualcosa di assodato, tanto come analisi molto complessa e scientifica di quello che passa nella chimica dell'acqua, ma anche su un sacco di metodi, protocolli, eccetera, che vengono dall'acquacoltura, senza per forza essere ecologi che studiano la limnologia di qualche lago per riprodurla, non è neanche quello il discorso. Sono un sacco di strategie tecniche che vengono dall'acquacoltura, che è la parte un po' tecnica, produttiva, massiva, anche legata agli acquari per alcune specie. C'è un sacco di cose facili da imparare, no? E potete riprodurle nel vostro acquario. Quindi ha senso anche riflettere su questo aspetto. Cioè, sono più cose da imparare, magari. Comunque niente di impossibile da Anche capire, perché questa è una ecco. frase che rubo un po' da MasterChef, purtroppo, o per Sentiamo. fortuna. Ma... Quando vedi un professionista lavorare, sembra che quello che stia facendo è molto facile. Cioè, lui Ah sì, prende lo facile, fa occhi chiusi quasi, no? stolta, sì. Cioè, un cuoco che sfiletta un pesce, proprio per rimanere in tema, ittico ovviamente, no? Lo fa con una facilità disarmante. La prima volta che tu prendi un coltello e hai davanti un salmone e devi sfilettarlo, magari non sei in grado di Ma gli iniziare. faccio il taglio diagnostico e lascio metà del filetto attaccato, ma quelle cose. Capito? E sono queste cose che se ci pensi, Vabbè. ecco perché diventa facile la coreofilia. La coreofilia può diventare facile quando riusciamo a mettere insieme i piccoli pezzi uno alla volta per cercare di avere un quadro ogni giorno sempre più completo. E l'importante è essere sempre scettici e critici con le informazioni che andiamo a cercare e capire dove recuperare poi delle informazioni di Che è qualità. quello l'altro problema un po' difficile, no? Però ci sono un po' di trucchetti per capire, magari se un articolo a caso leggete su internet o un consiglio che vi viene dato può avere qualche fondamento oppure no.
anche da dire anche questo. Per esempio, no, dico io qualcosa. Se sentite qualcosa che sembra molto strano a livello scientifico, perché viene detto con quelle basi, la scienza ci dice che, ma insomma, la cosa bella della scienza è che con una brevissima ricerca su alcuni motori di ricerca, tipo Google Scholar, per dire qualcosa di banale, trovate se c'è una corrispondenza con qualche articolo. Perché spesso qualcuno vorrebbe dirvi, la scienza dice le cose per darsi un tono, no? Oppure la grande esperienza di qualcuno dice, no, se è stato fatto così, va bene così, oppure gli articoli scientifici dicono così. No, potete verificarlo. Se vi stanno dicendo cose legate alla biologia, alla chimica, sono cose che si verificano molto facilmente. Quello che invece magari è difficile da capire è la gestione un po' generale della vasca, no? Qualche tecnica magari di allestimento, del filtraggio, eccetera, che magari non è un'informazione, una nozione specifica che io vado a vedere. È vero o falso che il pH è da 1 a 10? È vero, Andrea, che il pH è da 1 a 10, Sì. come qualcuno aveva detto così. Vabbè, non è Vabbè, da 1 a 10, fino a 1 a 10. ok. Forse No. arriva alle 11, 12, forse anche un po' di più. Questo dovremmo andare a vedere, no? Non lo so, tu cosa ne pensi? Matteo, sai benissimo cosa ne penso. Va bene, ok. Era un esempio, no? Magari quello non è svista, Certo, uno che ve lo dice, però se è visto si tiene, no? Che non è il caso di questo esempio che abbiamo preso, ma se qualcuno dovesse sostenere che il pH è da 1 a 10 e voi siamo un po' strano che avete sentito diverso, questo lo potete verificare certo. facilmente. Esatto. Altre cose più difficili magari perché sono astrazioni un po' più complesse della gestione, opinioni, magari vi raccontano una netta un'esperienza. Ecco, generalmente, una cosa che mi piacerebbe dire, poi magari approfondiscila tu se vuoi, le esperienze personali, anche le nostre, cioè, perché magari io ho una decina d'anni prima di evacuare, tu anche ben di più, penso, è solo per l'età sarà, no? Ben di più, tra l'altro. Ok, Poi qualche grazie. anno di più, dai. Comunque, insomma, abbiamo una 10-15 anni di esperienza, no? Ma io non vi racconterò mai le mie esperienze, al massimo vi dico un aneddoto così. Se non mi metto a fare una divulgazione o a raccontare qualcosa, spiegare qualcosa, lo faccio indipendentemente dal fatto che abbia avuto qualche esperienza io, ma perché magari è basato su ricerche di altri teologi, di altri specialisti, pubblicate scientificamente, quindi quelle sono la verità. Oppure anche dati massivi. Un dato massivo non è che ha riprodotto due volte un pesce in casa per qualche anno. Un dato massivo è un dato che, parliamo di magari centinaia di migliaia di pesci, in acquacoltura, che è il settore, diciamo, mio dove lavoro, con le tilapie, che sono quelle che sono lì, se intanto appariranno, quei pesci lì, cioè io normalmente parlo di numeri da 50-100 mila per lotto di semina, per dire, no? Non sto parlando di 3-4 pesci in acquario. Perché? Perché quei dati già ci suggeriscono delle cose diverse. L'osservazione di un caso molto specifico in un acquario, anche se è riprodotto 3-4 volte, potrebbe non essere una regola generale valida per tutti, no? È quello un po' il discorso, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Ma l'unica cosa che mi sentirei di dire è che l'importante è cercare di rendersi conto che comunque quando si ascoltano anche discorsi appunto fatti da altre persone, oltre a mettere comunque in dubbio quello che viene detto, ma non per dubitare della persona, ma No, la per persona non essere, c'entra niente. esatto, ma per essere critici di un pensiero, per poi farsi il proprio. E anche perché, l'altro esempio sempre stupido che faccio sempre, cioè mio nonno ha 70 anni la patente, è 70 anni che guida la macchina, non è che è un pilota professionista. Avere da 20, 30, 40 anni un acquario in casa non fa di noi un acquario a filo spetto. E neanche averne 5, se mi permetti. Cioè, è quello il discorso. E quello che io consiglio sempre a clienti che ho seguito, a diverse persone, amici, eccetera, è quello di imparare a osservare gli animali. Questa è l'unica cosa che dovete imparare. Dovete iniziare a capire prima quello che accade nel vostro acquario, le interazioni che ci sono all'interno del vostro acquario. Quando voi avete chiari un po' di concetti di ecologia, automaticamente tutto il resto verrà molto più facile capire la Certo, biologia, la sì. chimica, Quello eccetera. ovviamente è legato all'acquario, che sì, è complesso, sono tante cose, ma non è neanche infinito poi, no? Quello che vi serve è sapere, ecco. Esatto. Poi un'altra cosa che mi verrebbe da dire, no? Le esperienze, e chiariamolo, sono tutti aneddoti preziosi. Il discorso è come noi vogliamo, cosa vogliamo dedurre da quell'esperienza che c'è o nostra o di altri, raccontata magari, è lì il discorso. Da un'esperienza singola di una, due o tre persone, trovare una regola generale è sempre, quasi sempre sbagliato. No, perché Perché spesso non è viene. sempre applicabile ad altri casi. Magari coincide con il vero, ma non è detto, cioè è sempre una casualità, Ma ecco. perché spesso viene utilizzata l'esperienza di qualcuno come regola e come dogma imposto anche sugli altri. Quindi io ho allevato, non lo so, la cardina rosa e gli dico: guarda, per allevare la cardina rosa devi fare così. No, ti dico, io ho fatto così. Quindi tu puoi prendermi come esempio, non ti devo imporre su come si fa, se lo fai Certo. in modo diverso. Soprattutto che diciamo, in scienza zootecnica, comunque l'acquario alla fine è un piccolo sistema zootecnico, cioè di allevamento di bestie, e
sono varie strategie. Ci sono alcuni principi che sono conservati come proprietà proprio per i pesci, per i crostacei, per le piante, eccetera, che sono comunque la base della loro biologia, per cui valgono praticamente sempre o con condizioni specifiche. Poi i metodi di allevamento o di semplice stabulazione e mantenimento, come sarebbe quello di un acquario, che magari hanno fatto un allevamento tecnificato, eccetera, sono diverse strategie, a partire dal filtrato dell'acqua, da come manteniamo la qualità dell'acqua, da come li alimentate, da quanti pesci, che tipologie, eccetera. Anche banalmente, no? Spesso un errore che viene fatto a livello dogmatico, questa è una, dogmatico, questa è una, diciamo, una maniera un po' troppo frequente di approcciarsi alle cose, è molto sbagliata. Per esempio, il filtro e la qualità dell'acqua. Noi abbiamo bisogno di un'acqua pulita, non abbiamo bisogno di avere un filtro. Poi che il filtro abbia quella funzione è uno stratagemma tecnico. Ma l'obiettivo è sempre la qualità dell'acqua, non avere il filtro con certe caratteristiche, quello sarà poco. L'obiettivo deve essere sempre chiaro nelle cose, no? Infatti, sono possibilità di avere acquari magari senza il filtro in certe condizioni, che fino a qualche anno fa, prima che facesse un sacco di spam ovunque dicendo che sì, si poteva, mostrando qualche acquario che funzionava magari meglio di altri, in condizioni specifiche, aneddoti in questo caso, prima sembrava impossibile 10 anni fa, 15 anni fa, anche in rete non trovate praticamente riferimenti, parte 3-4 esperienze di persone acquari, in Italia acquari senza filtro, praticamente Proprio non perché esistevano. Dopo si è visto se si potevano fare. Perché? Perché si usano altre strategie per mantenere quella qualità dell'acqua, va bene. Magari sono più complesse, più pericolose, ok, ma si può fare. Questo è un tipo di approccio non dogmatico, valutiamo caso per caso. Ma non semplificando dicendo sì, serve il filtro sì o sì, se no muore tutto. No, quello è un po' una cosa perché tanta sbagliata. gente in realtà Era non un ha il esempio filtro, no, ma soltanto. anche tanta gente su un discorso semplice come quello questo del filtro non ha idea di come realmente funzioni e Oltre al non ha fatto idea di che come realmente manutentarlo. Io ne sono abbastanza parleremo in un 3-4 video in programma su questo aspetto, però. convinto che molti acquariofili hanno il filtro che funziona perché c'è la spina inserita, ma in realtà il filtro serve solo a far girare l'acqua e non a Sì, più di una filtrarla. volta capita questo, sì. Quindi il consiglio generale è sempre quello: siate un po' critici con voi stessi, con gli altri, con le informazioni e imparate ad approfondire con testa, Sì, con. cose che si dicono anche spesso, magari, ma però è veramente importante per un pesce, altrimenti vi mettete magari su strade che poi sono delusioni, perché quando scoprite che avete fatto magari certe cose che non vi piacevano, cioè fare fatica inutile, o vi hanno precluso certe possibilità magari di avere un acquario un po' diverso, più interessante, certe cose, magari viene anche la rabbia dopo, no? Perché alla Esatto, fine e dopo deve essere una passione comunque. soddisfacente, una cosa deve dare soddisfazioni, ma rispettando magari il minimo di benessere degli ospiti, eccetera, che è molto legato al fatto che poi vi danno soddisfazioni Esatto. estetiche, come volete, ecco. E anche perché gran parte delle soddisfazioni comunque arrivano dagli errori che si fanno, quindi da sbagliare, imparare e riprovare. Ecco, poi ne parleremo comunque sicuramente anche in altre occasioni. Intanto vi salutiamo.